Il presepio di Valpiana de Migliès ormai sta diventando una tradizione, come lo sta diventando il simpatico concorso adesso collegato, nato per incentivare le persone a salire fin quassù sia per ammirare il presepio, ma anche per ammirare le bellezze naturali che questo posto offre, sempre curato e tenuto vivo dall'attiva associazione Borgo Migliès. Quest'anno il concorso Stima e Vinci è stato vinto per la prima volta da una segusinese, la giovane Annarita Coppe, la quale durante la sua visita aveva stimato 235 voti, mentre 231 sono state le persone votanti durante il periodo di apertura del presepio. Allora qui con noi abbiamo la vincitrice del gioco Stima e Vinci, Annarita Coppe. Dopo 5 anni di gioco è la prima volta che vince una segusinese. Sono felice, ho vinto un premio che non mi aspettavo sinceramente, perché avevo giocato per proprio così, per scherzo, e invece sono felice di aver vinto, anche perché Migliès è un posto che adoro, è sempre stato parte della mia vita, quindi sì, sono felicissima. Penso che anche i tuoi genitori abbiano origini qui a Migliès, vero? Sì, anche sì, una volta venivano su, avevano la casa, quindi è parte della mia vita, della mia famiglia. Della vostra storia, sì. Come anche di noi tutti, della nostra storia. Bene, noi siamo contenti veramente tutti. Emilia, abbiamo il marito, Wolfgang, un po' tutti. Speriamo che tu venga ancora a visitare il presepio. Sicuramente. E che... chissà, lo puoi vincere ancora, non è lì. No. Quindi puoi riprovare. Va bene. Sì. Ancora complimenti ad Annarita per questa sua vincita e complimenti all'Associazione Culturale Borgo Migliès per il suo instancabile operato, che da tempo ormai fa per questa località turistica del paese di Segusino.